Salerno investe sul turismo e si prepara ad una stagione di ripartenza. Alla stazione marittima è attraccata la prima mega nave da crociera, l'americana Seven Seas Explorer. A bordo migliaia di vacanzieri provenienti da Stati Uniti, Inghilterra e Germania. Promuovere la destinazione Salerno, questo il messaggio lanciato dal sindaco Enzo Napoli, che insieme all'assessore Alessandro Ferrara sta partecipando alla Borsa del Turismo di Milano. Nelle stesse ore in cui è arrivata la nave da crociera, il comune ha predisposto un piano straordinario di pulizia delle spiagge. Uomini e mezzi in attività sul litorale di Santa Teresa. È evidente che la spiaggia di Santa Teresa, con la piazza della libertà, insomma, con l'attracco delle navi, assume diciamo, una, una valenza strategica. Si è partiti da qui anche per questo. È il biglietto da visita della città: Salerno è una città di mare. L'attenzione sulle spiagge deve essere ovviamente tarata anche sulle possibilità che ha la città di accoglienza, insomma, sulla, sulla ricaduta turistica e ovviamente per il godimento da parte dei nostri concittadini. L'attività di pulizia ha portato alla rimozione di quintali di rifiuti. La bonifica va avanti e interesserà tutta la fascia costiera di Salerno. Abbiamo inteso quest'anno cominciare un po' prima, anche perché c'è stata una mareggiata importante negli ultimi giorni che ha messo un po' in ginocchio tutte le spiagge cittadine. Eh, voi come sapete è un servizio che ogni anno si intensifica nel periodo estivo. Quest'anno quest ovviamente coincide con un periodo prefestivo perché ci saranno le vacanze pasquali, sicuramente noi abbiamo inteso chiedere a Cernopolita di far partire questo servizio quanto prima.